Patatini e patatine, oggi sono qui a filmarvi finalmente dopo miliardi di anni un makeup tutorial, una specie di mi preparo con voi, facendovi vedere dei nuovi prodotti che volevo già provare, che ho già provato e alcuni che appunto voglio scoprire insieme a voi. Ho acceso la mia candelina, la mia Yankee Candle al gusto vanilla chai. Chai è un tè indiano buonissimo, pieno di spezie, con questo sapore cannelloso che io adoro. Questa candela sa di vaniglia e cannella per lo più. E anche un po' di tè, è una cosa buonissima veramente. L'ho comprata Maduzzi a Castelletto, per chi me lo chiede, magari della mia zona, e lì trovo le Yankee Candle. Oppure anche a Gallarate, una ragazza mi aveva detto: vai a Gallarate, adesso non mi ricordo più il nome, però sì, l'ho visto che le vende. Poi c'erano anche le cose, le candele edizioni limitate, quelle halloweeniane, cioè una roba pazzesca, bellissima. E ho fatto un po' di scorte di candele di Yankee Candle. Di là c'è accesa Season of Peace, che è buonissima, sa proprio di neve, cioè una cosa boh, paciosa, cioè proprio buona. Mi sono preparata tutte le mie belle cosine e inizio proprio dal viso. Oggi voglio fare un trucco tranquillo utilizzando una palette speciale. Inizio dal viso utilizzando un primer, anche a me l'hanno inviato. Ne avrete due palle piene così. Mi hanno inviato la Neve il Bio Primer, il nuovo Bio Primer, questo qua. L'effetto mattificante, opacizzante appunto. E finalmente l'hanno inviato anche a me, l'hanno inviato a 1000 persone. A me è arrivato praticamente settimana scorsa, perché sul sito di Neve Cosmetics avevo l'indirizzo vecchio e della serie non faccio ordini da più di un anno, e quindi avevano il mio indirizzo vecchio e l'avevano inviato lì. Poi mi hanno contattato e appunto gli ho dato l'indirizzo giusto di adesso. E niente, vado ad utilizzarlo, l'ho già utilizzato una volta e devo essere sincera, la texture del prodotto non mi piace perché è troppo troppo liquida, non funge come gli altri primer. Poi io non vedo questa grande differenza, non lo so, sarà perché sono abituata con primer siliconici pieni di merdate, quindi l'effetto opacizzante me lo danno subito appena faccio questo movimento col dito, e questo ne devo stendere un bel po', non mi dà l'effetto che pensavo, insomma non mi mattifica questa parte che ce l'ho lucidissima. Mi sto guardando anche nell'altro specchio, boh, non lo so, non mi ispira più di tanto. Poi io ho la pelle abbastanza problematica, una ragazza mi fa: come stai curando l'acne? Non la sto curando, cioè sto facendo veramente una skincare assurda che prima o poi riuscirò a farvi il video. Non è un granché, nel senso, ho un sacco di prodotti validi da utilizzare. Il Clarisonic, cioè, ultimamente con tutto quello che è successo sono diventata ancora più pigra, e quindi non mi sto per niente curando come dovrei curarmi. Quindi sto utilizzando prodotti proprio a cavolo. Se ho voglia, insomma, faccio questa skincare approfondita, semmai una volta a settimana. Faccio questa skincare fai da me che mi sta aiutando. Devo dire che adesso che è il periodo classico, ogni 28 giorni, quel periodo preciclo barra ciclo, oramai sono nel periodo, dovrei avere praticamente, come chiama Otta, l'asilo, tutti i mini brufoli e maxi brufoli insieme allegramente a fare la passeggiata e le conghe sulla mia pelle. Devo dire che ultimamente non ce li ho perché non lo so, cioè nel senso ce li ho, quelle che vedete sono cicatrici. Se tocco la mia pelle è liscia, se non due brufoletti qua che sono usciti credo stanotte. Ieri veramente avevo una pelle, oh, e non mi sono struccata ieri sera. Brutta cosa, ma sapete che io vengo dai brufolisti anonimi, chi ha visto il mio primo video della skincare. Comunque procediamo e applico il fondotinta. Il fondotinta che vado ad applicare è un colore perfetto oramai, sto utilizzando sempre questo, ed è quello di MAC, lo studio Fix Fluid con SPF 15 ed è il numero NV13. Lo vado ad applicare con il nuovo pennello di questo fantastico set. Questo è il set da 12 pezzi della Sedona Lace, ve lo dovevo già far vedere e ho detto: senti, tanto li devo usare, li includo in questo video. Questo è il set da 12 pezzi, lo vedete più nel dettaglio adesso. Questo momento, e sono appunto 12 pennelli completi. Ogni pennello c'è la sua funzione. Oggi andrò ad utilizzare questo pennello qua, anziché quello da fondotinta piatto classico, che io non stravedo per questi pennelli. Li utilizzavo all'inizio, ma mi lasciavano troppe righe sul viso. Vado ad utilizzare il Duo Fibre. Io vado a vedermi in questo favoloso specchio. Questo è uno specchio magnifico, ed è lo specchio di Benefit del Brow Bar che ci hanno regalato all'evento di Benefit l'altra mattina. Per chi mi segue su Instagram, e mi chiamo Gloria Fair anche su Instagram, che qui una ragazza me l'ha chiesto, ha visto le foto dell'evento che c'era stato. Adesso non mi ricordo quante settimane fa, due oramai. E niente, questo è stato uno dei tanti omaggi che ci hanno fatto. E sono rimasta veramente felice. Come sei sporco! Applico un velo di correttore e vado ad utilizzare l'Instant Anti-Age. Questo qui è uno tra i miei preferiti. È il correttore light. E lo vado a sfumare con la mia Makeup Sponge di Essence. Ok, come prima cosa passo agli occhi. Passo agli occhi e alle mie orribili sopracciglia. Utilizzo la Eyeshadow Base della Pierre Renée. Questo è uno tra i prodotti che vedrete prossimamente in un prossimo video haul. Vado a stendere questa base. Mentre la base asciuga passo alle sopracciglia e vado ad utilizzare il mio amatissimo kit, i Brow Inks di Benefit. Questo qua è oramai
il mio kit preferito e adorato. Utilizzo il pennello angolato di Sedona Lace, il 561, e inizio semplicemente a creare la base del mio sopracciglio. Dopo aver fatto la base, passo ad utilizzare questa parte qui, questa ciallina qua, che è appunto un ombretto. Vado a fare anche quell'altra! Andiamo a ripituolirle e a definire i contorni. Potreste utilizzare un correttore, ma siccome è troppo lontano da dove sono io e c'è davanti a me un casino che non potete neanche immaginare, muoviti a mettermi a fuoco, grazie, prenderò il Paint Pot di MAC e utilizzerò la tonalità Soft Ocre, che non è un correttore, ma è una base occhi. Ma io utilizzerò lo stesso questo, sembro un marrabbio. Il mio stomaco sta per brontolare dalla fame perché questa bellissima candela sta iniziando ad emanare questo buonissimo odore di tè. Prendo un po' di questo soft ocre e vado semplicemente ad applicarlo sotto la riga delle sopracciglia per definire i contorni. Vado a bordare praticamente, a creare una bordatura alle mie sopracciglia. Pubblicità occulta. Sì, la Apple mi ha regalato un computer magari. Passiamo finalmente a truccare gli occhi e questa volta utilizzo la Revolution Palette, la Ultra Eye Shadows. Questa qua è la palette nuova che vedrete anche questa prossimamente nel video haul. E questa è la palette al suo interno, si presenta con questo enorme specchione, la plastichina con i soliti nomi che la Makeup Revolution mette sulle plastichine, quindi ogni cialda ha il proprio nome, e queste sono le cialde con tutti i colori. Sono favolosi, veramente, super pigmentati, stavo per dire super iper pigmentati, non riesco più a parlare. Utilizzerò questa volta un altro set di pennelli, questo è il Luxe Essentials, è un set di 4 pennelli e sono veramente dei pennelli top, iper top, cioè... Sembrano, il packaging sembra tipo Hourglass. E poi sono il pelo del pennello. Questi sono ancora più morbidi dei soliti Sedona Lace. E sono Sedona Lace, eh. Vado a prendere il numero 01 con questo color grigio champagne e inizio appunto a colorare la piega. Faccio un mix anche di questo taupe, questo qui. Prendo un altro pennello da sfumatura, questo qua è dell'altro set da 12 pezzi ed è il numero 863 e vado ad utilizzare questo qua di fianco che è un marrone matte. Prendo un altro pennello, questa volta è il numero 407 ed è un pennello leggermente angolato, pochissimo veramente, e vado a prendere questo colore qui, verde grigio strano, e lo vado ad applicare in questa zona qui, quindi nell'angolo esterno. Lo porto anche nella parte inferiore del mio occhio, quindi nella rima ciliare inferiore esterna. Riprendo il pennello della Luxe Essentials e vado a sfumare. Questo qui piatto e largo, molto molto bello, il 305, e questo color, non so come farvi vedere, questo color carne qui lo vado ad applicare praticamente sotto l'arcata, appena sotto il sopracciglio. Voglio dare più luce nell'angolo interno, nella parte interna. Farò utilizzare sia questo che ho appena utilizzato, sia questo che è leggermente più vanigliato nell'angolo interno. Sembra di avere tutte e tre le naked qua dentro. Allora, questo è il look finito. Io non voglio fare un trucco wow, cioè nel senso veramente un trucco semplicissimo, sta sfumato con colori tanto simili tra loro per creare giusto questa ombreggiatura, anche perché quando magari non ho voglia di truccarmi faccio questi colori insieme. Vado ad applicare le ciglia finte e poi il mascara. Come mascara utilizzerò il Day Real di Benefit, che adesso vado a prendere e mi applico le ciglia finte, ci vediamo. Dopo aver applicato le ciglia finte, questo è il risultato e come vedete è favoloso, cioè un trucco semplicissimo, applicando poi le ciglia finte cambia totalmente lo sguardo. Per la parte inferiore vado ad utilizzare una matita nella rima interna dell'occhio, Essence Gloomy Up Eyebrow Lifter. Vado ad applicare il mascara anche sulle ciglia inferiori, questa volta utilizzo però per le ciglia inferiori perché è uno scovolino più fine il What's Your Type di The Balm. Ora passo al viso, al resto del viso, e sul viso vado ad illuminarmi d'immenso questa parte qui
Utilizzo il MAC Pro Longwear Concealer e la tonalità NV15. Vado veramente a stenderne una nocciolina appena qua sotto. Vado a sfumare il tutto con un pennello. Questo pennello qua di Essence della linea Blue Me Up, la spugna appunto per il correttore. Dopo aver fatto ciò, vado ad opacizzare tutto il viso e utilizzo una cipria particolarissima e stradorata. Aveva ragione Daisy, io ti mando un bacione. Patata, spero di vederti al più presto. E grazie per tanti regali che mi hai fatto. Mi fa sempre regali ogni volta che mi vede. E infatti io la bacchetto ogni volta perché non deve. Però mi ha regalato questi, stavolta più prodotti di Cinecittà. Tra cui questa cipria che me ne ha parlato talmente tanto tanto bene. Che in effetti ha veramente ragione perché è una cipria favolosa. Ed è questa qui, enorme, ce n'è un sacco. E utilizzo il pennello numero 7. E vado poi a mattificare tutto il viso. Oh mio Dio, questo pennello è una cosa che non potete capire. Stramorbida davvero. Passo a contorizzarmi il viso, come parlo io, e utilizzo la mia solita amatissima palette della Motif Cosmetics, la Contour Compact, con il pennello sempre di Sedona. Applico l'illuminante e questa volta utilizzerò questo illuminante stra amato ed è il Goddess of Love della I Love Makeup. Della Makeup Revolution, scusatemi, della linea I Love Makeup. Ed è praticamente la copia, come potete vedere, della Too Faced, che io appunto non mi ricordo come si chiama. Questa enorme cialda di prodotto illuminante, bellissima. E la cosa che mi piace tantissimo di questo illuminante è che ha un sottotono oro rosato. Potete vedere quanto il prodotto rilascia, quindi veramente stra fighissimo. Vado a stendere con le dita perché ho paura che col pennello non sia la stessa cosa. Applico il blush che utilizzerò è il Dolly Mix di MAC, ed è questo fucsia molto molto scuro con queste iridescenze anche qui, queste micro pagliuzzette rosate. Applico col pennello di prima. Vado a stendere una matita nel contorno labbra e utilizzerò questa della Rebel perché non ho matite labbra molto molto scure. Ciao, sono Gloria e oggi esco così. Vado successivamente ad applicare questo, che brutto, mamma mia, rossetto della Makeup Revolution della linea I Love Makeup. E questo qua si chiama I Heart My Lips ed è favoloso. Questo è un rossetto a forma di cuore, ma comunque un color prugna bellissimo, vinaccia. E niente, tatine mie, questo è il makeup tutorial finito. E sono molto molto soddisfatta di questo rossetto. Sto girando questa parte dopo perché era scarica, quindi ho aspettato parecchio. E nel frattempo ho bevuto, ho mangiucchiato qualcosa. E il rossetto mi è durato, nonostante sia molto cremoso e idratante, quindi non è matte. Però mi è durato, semplicemente questa parte qua ovviamente era andata un po' via, ho semplicemente fatto così in questo modo. E mi piace davvero tanto tanto tanto, il colore è spettacolare, anche in foto chi mi segue su Instagram avrà visto le foto che ho caricato. E sono soddisfatta, cioè mi piace tantissimo questo look, molto sobrio con queste labbra, cioè molto sobrio, per me questo è molto sobrio, con queste labbra molto vampiresche. Niente, questo è tutto quanto, spero che i prodotti che vi ho fatto vedere vi siano piaciuti e ok, niente. Vi chiudo qui, ci vediamo al prossimo video. Sembro la presenter di QVC quando dice spedite il pacco, imballatelo, chiudetelo e mandatelo al vostro video. Ok, ciao patatine e patatini.